L'altro giorno, dopo tanto tempo, nel mio vecchio studio ho trovato questo. Che cos'è questo qua? Chissà perché non l'ho più usato. Questo qua è praticamente un pad della Tom, R-Tom, non so come si dica, poi non riesco neanche a dirlo tanto bene. Praticamente la Tom è quella che fa le mungel quelle blu. E tempo fa ha deciso di fare un pad fatto di mungel. Questo pad è morbidissimo ed è fatto tutto praticamente di mungel. Quindi oggi voglio andarvi a spiegare, voglio andare soprattutto a mettere a confronto questo pad qua con questo, che è quel gel che si compra in farmacia, che poi si mette nel frigorifero e ghiaccia. E a vederli sinceramente sono molto simili. Ma oggi voglio andare a fare un confronto e andare a vedere quale va meglio per studiare la tecnica senza rimbalzo. Prima di cominciare, come sempre, questo sicuramente come ghiaccio è bellissimo. Vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina e andare a leggere l'articolo sul sito GasTube. Trovate tutto qui sotto in descrizione, come sempre. Questo qua, ok, costa molto meno e può sembrare la stessa cosa. Io mi ricordo che quando sono arrivato in Accademia del Suono con questo, me lo ricordo ancora, che poi non è solo questo, ma c'è tutto l'involucro. Un tipo mi fa: ma perché non usi un affare del ghiaccio? Che tanto è uguale. Sì, però, cioè, portarmi questo in giro non è il massimo. Ok, è piccolo, lo pieghiamo, lo mettiamo in tasca. Però poi praticamente non è così semplice da usare, perché questo qua è un pad vero, è un pad fatto bene. Ha un bel po' di cose che possono essere utili. Ad esempio, questa gomma qua permette al mio pad di rimanere perfettamente fermo su qualsiasi superficie lo metto. E questa vitina qua ci permette di attaccarlo in qualsiasi asta da piatto, da quello che vogliamo. Questo, volendo, ci possiamo battere sopra con le bacchette, ma dopo 3 minuti è in terra, perché si sposta continuamente tutte le volte che battiamo. Unica cosa che forse è appositiva a questo in confronto al pad è il fatto che questo qua, dovendo stare comunque al caldo, al freddo, a qualsiasi temperatura, ha la plastichina intorno un pochettino più spessa. Questa invece è molto 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 più fine, quindi rischia forse di rovinarsi un po' di più. Io anni fa, per ovviare a questo problema, avevo deciso di fargli una pellicola io in più con dello scotch da una parte solo, dall'altra non gli avevo fatto nulla. E devo dire che comunque l'ho usata principalmente di qua per non rovinarlo, perché io ho i miei ritardi mentali, ma in realtà da nessuna delle due parti ho avuto grossi problemi. Forse qualche piccolo segno di usura, ma per il resto non ho avuto grossi problemi. Era così, tanto per dire. Quindi basta, questa cosa era più che altro per farvi vedere come funziona questo pad fatto completamente di mungel. E adesso vado a farvi vedere l'esercizio di Peter Erskine. Ve lo faccio vedere sul pad, perché su questo non è il ma, anzi ve lo faccio vedere su tutte e due. Praticamente come funziona? Peter Erskine dice che lui, per riscaldarsi prima di un concerto, fa una piramide di colpi in pratica. Cioè parte da un colpo con la destra, un colpo con la sinistra, poi due di destra, due di sinistra, tre di destra, tre di sinistra, fino a 8 e poi torna indietro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lui dice di far arrivare la bacchetta a 4-5 cm dal pad, quindi direi che è l'esercizio perfetto da fare su questo tipo di pad o questo gel cose. Quindi partiamo, suonerò un pochettino più forte perché sennò non riuscite a sentire nulla. Change, eccolo qua, proviamo ad andare un pochettino più veloce. Quindi, come vi dico, quell'affare là, raga, lasciate perdere, spendete qualche soldo in più, ma compratevi un pad serio. Questo qua ve lo lascio qui sotto in descrizione. Quindi io ho finito. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, andare sui miei social, Instagram e Facebook. Scriverò un articolo proprio su di lui, andate a dargli un'occhiata, così vi dico un po' di cose in più. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!